Il senso dell'onore di Don Chisciotte lo obbligò a tener fede all'impegno assunto con il cavaliere della Biancaluna. E così, mestamente, Don Chisciotte e Sancho ritornarono verso casa. Un momento, Sancho, un momento, mentre lasciamo la via dell'avventura, non dobbiamo lasciare incompleti i nostri doveri. Devi darti 3.300 scudi sciate sul sedere per liberare Dulcinea. Don Chisciotte, ma proprio lo dobbiamo fare, sì, Sancho, devi assolutamente. Sì, va bene. Sancho non aveva alcuna voglia di darsi 3.300 scudi sciate, ma non poteva deludere Don Chisciotte. E allora si mise dietro un albero e cominciò a piccarlo con la sua cinta. Ah! Come va, Sancho? Oh, che dolore! E così, dopo un po' di tempo, finalmente Dulcinea, grazie alle scudi sciate, fu salva. E Don Chisciotte e Sancho arrivarono al villaggio, dove Don Chisciotte fu accolto tra gioia e affetto. Ma lui si mise a letto e vi rimase a lungo, tanto a lungo, finché, dopo aver fatto testamento, morì. Non prima però di aver detto: "Oh, amici miei, ho finalmente recuperato il senno che avevo perso." Ma non era vero. Don Chisciotte rimase un cavaliere.